arrivati alla fine della settimana, quindi a pochissime ore dal big match di domenica pomeriggio, che sta scuotendo le anime ma soprattutto sta emozionando tutti, perché finalmente si giocherà una partita che vale per lo scudetto. Perché vale per lo scudetto? Perché se l'Inter dovesse perdere quello scudetto, secondo me se lo deve togliere dal petto ormai, è come se non ce l'avesse più. Se il Napoli vince invece, quell'ombra tricolore potrebbe già cominciare ad essere ammirata sulle maglie azzurre, oppure le maglie che vedremo saranno indossate dal Napoli nel corso di questa partita. Viene annunciata un'altra maglia con l'immagine di Diego Maradona, che sarà diversa da quella vista contro il Verona. Buongiorno ad Andrea Falco, ciao Andrea. Buongiorno a te Raffaele Avrema, buongiorno a tutti i nostri amici ascoltatori. Sono d'accordissimo con te, per l'Inter è un vero e proprio spareggio, perché insomma, perderla significherebbe scendere a meno 10, ma non solo, scendere a meno 10 potenzialmente, ecco, da due squadre che hanno dimostrato di poter avere questo rendimento, vincendo poi il Napoli a Milano addirittura, quindi non gli prendi più 10 punti a due squadre di questo livello. È chiaro che per il Napoli è meno decisiva, ma comunque molto importante. Vado a ricordare velocemente i contatti, così interagiamo con i nostri amici: 0816 36 363 per intervenire al telefono, 339 666 9990 invece per i WhatsApp scritti e vocali. Eh sì, e tra l'altro da quello che leggo, da quello che sentiamo, magari poi più tardi andremo anche nelle redazioni dei giornali di Milano, si ha la sensazione che Simone Inzaghi voglia fare una gara attendista, perché se i rumors raccontano di un attacco composto da Lautaro Martinez e da Correa, ma scusami Andrea, cioè tu hai Dzeko, se vuoi fare una partita offensiva lo metti là davanti, gli lanci i palloni. Certo. Se giochi così dai l'idea di una partita da fare con il contropiede, ma credo che sia anche logico da parte di Inzaghi, perché sa che il Napoli ti gioca addosso, ti occupa la metà campo di tua proprietà, e quindi è una logica, però non ti dà la sensazione di una squadra che abbia lo scudetto sul petto, secondo me. No, logico, perché è la partita che è più facile che il Napoli faccia, quella di dominio per caratteristica, mentre l'Inter si esalta già di per sé più in questo modo. Se concedi spazio al Napoli, se la partita la fa l'Inter, uno, non è detto che l'Inter sia così brava a farla, due, ti esponi al Napoli, a Osimhen, e quindi credo che sia nella natura delle cose, no? Che si sviluppi un tipo di partita del genere. Poi sta al Napoli stare attento, insomma, mantenere equilibrio e poi soprattutto a capitalizzare il dominio che immagino avrà a livello territoriale. È una partita che tanti anni fa vedeva protagonista Diego Armando Maradona, di cui ricorrerà mercoledì prossimo i 12 mesi della sua morte, sicuramente prematura. Ci sono tante celebrazioni anche televisive, credo che stasera Rai 2 farà un bellissimo programma di ricordo di Diego Maradona, ma la cosa che mi ha più colpito, caro Andrea, è che mercoledì il Papa Francesco celebrerà una messa in suffragio di Diego Maradona, lo farà alla presenza di parenti, di amici, a conferma di come quest'uomo qui, che era divisivo e per certi versi anche poco amato da quelli che lo invidiavano, però poi alla fine è uno che anche dalla Chiesa viene riconosciuto come un personaggio che ha fatto la storia dei nostri tempi e che come calciatore non può che essere additato come esempio positivo. Tanti ragazzini dell'epoca avranno sognato di diventare calciatori guardando in campo Diego Armando Maradona. C'è un episodio su tutti, quello di Gianfranco Zola, che arrivò nel Napoli nella parte finale della permanenza di Maradona a Napoli, e lui ha sempre detto: se io non fossi stato nel Napoli di Maradona non sarei mai stato Gianfranco Zola. Vuol dire che lui ha imparato tante cose con l'umiltà che lo caratterizzava e che lo caratterizza, ha imparato tante cose e ha migliorato ulteriormente la sua qualità tecnica, oltre che la sua capacità realizzativa. Sentiamo qualche messaggio vocale, vediamo se ce n'è qualcuno
arrivato di recente, vediamo questo qui. Buongiorno Andrea, buongiorno Raffaele. Ciao. Ovviamente non è un dibattito, ma è un'opinione. Io non credo proprio che se l'Inter perda con Napoli sta fuori dai giochi. Noi siamo ancora a metà campionato, a metà girone di ritorno, di andata, chiedo scusa. Il campionato è ancora lungo. Secondo me, anche perdendo l'Inter, non sta fuori dai giochi. Al discorso di scudetto, penso che il discorso scudetto è presto un po' per tutti, anche per le prime due, Napoli e Milan. Io ovviamente sono tifosissimo del Napoli, vi auguro una buona giornata, è solo la mia opinione. No, ma per carità, a me piace molto quando ci sono... Chiedo scusa, sono Enzo. Enzo, a me piace molto quando ci sono le opinioni dei nostri amici radioascoltatori che si confrontano con le altre, anche con le nostre. Io sono dell'avviso che se una squadra perde 10 punti, è a 10 punti dalla vetta con il Napoli e forse anche il Milan che potrebbe vincere a Firenze, che si potrebbero portare a 35 punti, l'Inter resta a 25. L'Atalanta ne ha 22 e ha un cammino forte, la Lazio ne ha 21, quindi dico il range si allarga, per cui non è più io perdo 10 punti da una, no, tu perdi 10 punti da due e ne hai altre intorno che ti potrebbero togliere altri punti, quindi aggiungi che l'Inter... Poi non è passato così poco, Raffaele, cioè andiamo per la tredicesima giornata, significa più di un terzo di campionato. Se ci hai perso 10 punti in un terzo di campionato, non sono solo numericamente 10 punti, c'è anche evidentemente una differenza di rendimento che non è che cancelli poi da un giorno all'altro. Poi, oddio, si possono recuperare anche 20 punti, ma parleremo poi a quel punto di una grandissima impresa, non di una cosa logica o prevedibile, ecco, diciamo così. Allora, questo è il prologo della nostra trasmissione. Dopo la pubblicità avremo i primi collegamenti, i primi ospiti che ci faranno entrare ancora di più in questa partita, ci ricorderanno anche Diego Diego Armando Maradona. Dobbiamo fermarci. A tra pochissimo. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua Andrea, ricordo il numero di telefono 081 6363 339 666 9990 per i vostri messaggi scritti e vocali. Cominciamo a leggerne qualcuno. Ciao Raffaele, ma tu parli solo di vittoria? E chi ha detto che vinciamo per forza? Potremo anche perdere, tutto è possibile. Io da tifoso spero di no, ma le ultime partite del Napoli non sono state così entusiasmanti, ha scritto Fabio. Cioè io sono così stupido da non farmi capire, Andrea, quando dico una cosa. No, me lo devi dire tu che mi ascolti. Non so, magari qualcuno capisce come vuole capire. Raffaele ha detto è una partita scudetto, nel senso che se l'Inter la perde e bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo ragionato sul fatto che per l'Inter sia una partita decisiva per lo scudetto, giusto per presentare la partita, non che il Napoli la vincerà sicuramente e l'Inter deve poi fare i conti con una sconfitta sicura. Però, insomma, una cosa è certa, se l'Inter dovesse vincere tornerebbe in corsa per lo scudetto, ma se perde, ma pure se pareggia, si mette in una situazione non facile, deve cominciare a pensare che quello scudetto forse non lo vince. Perciò ti dico che dobbiamo guardare a tutte le prospettive. Intanto Mario Palligiano sta cominciando a chiamare i nostri ospiti. Facciamo una cosa, sentiamo qualche messaggio vocale intanto che li troviamo. Ciao Raffaele, ciao Andrea. Io credo, vedendo le partite della Lazio di Inzaghi degli anni scorsi, nei big match lui non si sbilanciava mai, faceva sempre il suo gioco di attesa e contropiede. Anche se l'Inter oggi sta nella condizione che questa partita la deve vincere, altrimenti si fa molto molto complicata per loro, io penso che si comporterà alla stessa maniera, bottonato, e aspetterà il momento giusto. Voi che ne pensate? Arrivederci, vi seguo. Ne pensiamo che l'abbiamo già detto prima, quindi mi fa piacere che tu la pensi come noi. Per questa ragione io dico che il Napoli farà la partita e non l'Inter, anche se molti pensano che possa essere
il contrario. Io non ci credo, io credo che davvero Simone Inzaghi, avendo paura che il Napoli possa anche essere travolgente, perché il Napoli ora ha tanta voglia di prendersi la vittoria, giocherà senza concedere troppi spazi a Osimhen. Sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Raffaele e Andrea, sono Nello. Secondo me, vincendo con l'Inter, l'entusiasmo salirebbe alle stelle. Cioè, viaggiamo con il vento a poppa. Speriamo, io sono fiducioso. Forza Napoli, buon fine settimana. Allora, ascoltavo anche questi amici. Abbiamo anche una telefonata in diretta, mentre chiedo a Mario di anticipare l'ospite successivo, così intanto che l'altro ci risponde. Carmine, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Sono Carmine da San Giorgio, il tuo amico. Carissimo, Raffaele, per domenica sono fiduciosissimo. Penso che ci porteremo a 3 punti dal Milan, pensa. Tu che ne pensi? Vinceremo noi con l'Inter? Stai dicendo che il Milan perde? Il Milan perde a Firenze, sì. Perde con la Firenze. Non lo so, ho questa sensazione. Okay, Raffaele, bella, una bella sensazione. Ce ne sono andate tante storte. Speriamo che almeno ce ne va una dritta questo weekend. Sì. Sì, sono d'accordo con te. Speriamo che questa tua sensazione possa corrispondere. Raffaele, ti saluto. Ciao, allora, un ciao. Bacione, forza Napoli, Raffaele. Buona grande. Giornata a te, grazie Carmine, buona giornata. Sentiamo un altro messaggio vocale. Buongiorno ragazzi, sono Nello. Ciao. Un altro Nello, non quello di prima. Vabbè, vai. Senti, io ho letto ieri che Dzeko era infortunato e non era indisponibile per la partita contro Napoli. Mi confermate? No. Grazie, buona giornata e no, forza Napoli. Non te lo confermo. Amma vincere. Sì. Allora, Mario Palleggiano, puoi chiamare il primo ospite perché adesso risponde. E per quanto riguarda Dzeko c'è, è vero che non ha giocato in questo. Non sta benissimo. Non sta benissimo, quindi credo che Inzaghi non lo metta inizialmente in campo, lo potrebbe mettere a gara in corso e lo utilizzerà contro lo Shakhtar in Champions mercoledì. È un'assenza pesante, può essere quella di De Vrij. Quella è un'assenza pesante. È un giocatore molto importante. Anche no? Perché Osimhen, da quelle parti. Se tu pensi che al posto di De Vrij, a quanto pare dovrebbe giocare Ranocchia, non è proprio la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ma pure se sposti bastone centrale e mette Di Marco, non è la stessa cosa. Quindi per questa ragione l'Inter non sta messa benissimo in questo senso, perché perde due pedine importanti come De Vrij e Dzeko, che non dovrebbe giocare dal primo minuto. Quindi vediamo. Abbiamo raggiunto il primo ospite che ci ricorda lo scudetto, ci ricorda Maradona e ci ricorda anche parecchi Napoli-Inter, immagino sempre molto avvincenti. L'abbiamo recuperato, ce l'abbiamo al telefono, Andrea Carnevale. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te, sei stato 3 giorni a Napoli, quindi quando torni qua immagino. Meraviglia. Non ho parole per definire Napoli, Raffaele, perché sono stati 3 giorni d'estate, sembrava estate. Cioè, una roba favolosa, poi oltre insomma l'ospitalità vostra è sempre gradita, guarda, siete unici al mondo. Tu lo sai, io l'ho sempre detto, noi vi amiamo, quelli che hanno vinto lo scudetto col Napoli non passeranno mai dalla nostra mente, anche dalle generazioni future, anche perché il Napoli non è che vince lo scudetto tutti gli anni. Ma è proprio così, Raffa, proprio questo ci tenevo a dire, effettivamente io quando atterro a Napoli sembra ancora che c'ho la maglietta addosso e quindi io devo sempre ringraziare il popolo napoletano, grazie mille. Andrea, tu lavori con l'Udinese, però immagino che vedendo la corsa a scudetto c'è una sola squadra che speri possa vincerlo, immagino, no? Beh, direi anche due, dai Raffa. Le squadre che mi stanno piacendo quest'anno, sì, io ho puntato molto, sono Milan e Napoli. Sì, mi stanno divertendo. Sì. Il Milan è veramente, insomma, la squadra, oltre ad avere ancora quel fenomeno di Ibrahimovic, ha 40 anni, ancora fa la differenza, però c'ha giovani molto molto forti e poi è una squadra veramente talentuosa, no? Talentuosa e squadra.
nello stesso tempo ho visto una grande squadra che è il Napoli. Cioè, quest'anno il Napoli è squadra, è una squadra vera. Sì. Merito di Spalletti, secondo te, Andrea? Assolutamente sì, Raffa, io lo conosco, l'ho avuto qui tanti anni a Udine, insomma, ho lavorato con lui, so quanto impegno lui ci mette, insomma, lui entra in sede alle 9 del mattino e se va via alle 7 di sera, una squadra formidabile, collaboratori di primo livello, e non è a caso, insomma, sai, Napoli secondo me ha fatto non bene, benissimo a prendere Luciano, perché insomma so quanto dedica, insomma, la squadra tantissimo tempo, e poi vede il lavoro, io lo vedo, insomma, faccio solamente un esempio, come viene assistito, insomma, Osimhen, veramente bello, quello è il suo lavoro, quelle palle, insomma, gli dà in profondità, quello è il lavoro di Spalletti. Sì. Lo conosco bene. Perché ha lavorato a Udine e tra l'altro ci raccontava Di Michele che con Spalletti ha fatto il record di gol segnati in Serie A, ma tutti gli attaccanti che giocano con Spalletti hanno delle prestazioni straordinarie, come Icardi, lo stesso Totti, oggi Osimhen. Ma come mai, Andrea? Totò di Natale. Tu che sei stato attaccante, che cos'ha che trasmette a quelli che fanno gol? Ma guarda, io ripeto, ho avuto la possibilità di lavorarci proprio vicino, e lui quando ha questi campioni qua li sfrutta al massimo, riesce a intuire, a percepire quali sono, diciamo, le caratteristiche di ognuno, di ogni, diciamo, calciatore, e lui li sfrutta al massimo. Io ripeto, ho fatto anch'io l'attaccante e sto vedendo in questo momento qui quanto sia importante Osimhen per questa squadra del Napoli, e lo servono a perfezione, e questo è un lavoro che secondo me sa fare solamente lui, perché lo faceva anche qui all'Udinese, queste palle in profondità, no? Si chiama palla ad effetto, no? Senza guardare, e questo è il suo lavoro di Spalletti, lui veramente ha fatto molto bene, insomma, agli attaccanti che ha avuto nel suo trascorso, insomma, e quest'anno c'è Osimhen, sì. Effettivamente, insomma, lo serve molto bene, lo fa servire molto bene. Parlavamo anche di questo, dell'assenza di De Vrij, che ovviamente può pesare, Andrea, con un giocatore con le caratteristiche di Osimhen, specie se dovesse giocare Ranocchia, che per carità è stato un ottimo difensore, ma non è la stessa cosa oggi di De Vrij. Spalletti ha detto che si aspetta degli applausi, perché il primo mattoncino per costruire l'Inter di oggi l'ha messo lui, e secondo me ha ragione, perché l'Inter sì, ha ragione. Europee, sì. Sono pienamente d'accordo, ha ragione. Io penso che, insomma, Spalletti vada applaudito, ha fatto un ottimo lavoro a Milano, sì, è arrivato anche lì, insomma, quasi vicino allo scudetto, ma poi non l'ha vinto, è stato un peccato, però io mi auguro, insomma, che Spalletti venga applaudito, perché penso che solo meriti. Per quanto riguarda poi quello che mi ha detto di De Vrij, chiaro, un'assenza molto importante, Ranocchia è ancora un buon giocatore, ma non è De Vrij. Penso che possa mancare anche Bastoni, se non vado errato, Raffa. Quindi, no, insomma, Bastoni anche a quanto pare ha recuperato. Allora questo è un punto fermo. Sì. Di questa formazione qui, Bastone è un ragazzo molto giovane, molto forte, molto esperto anche nella sua giovane età, quindi, insomma, Skriniar e Bastoni hanno un'ottima difesa, insomma, Osimhen, insomma, sì, ha due, insomma, difensori di ottimo livello, però vedendo questo Osimhen in gran forma, insomma, non pensi che abbia paura della difesa dell'Inter. Sì, Andrea, se l'Inter dovesse vincere rientrerebbe nella corsa a scudetto, perché si porterebbe a meno 4 dal Napoli, poi vedremo cosa farà il Milan. Mentre se il Napoli dovesse a sua volta prendere i 3 punti, comincia a viaggiare. Dico che comunque parlare di scudetto non sarebbe più un sacrilegio, no? Diciamo che se il Napoli vince contro l'Inter a Milano, dopo aver vinto 10 partite e 2 le ha pareggiate, mi pare che non è un caso quello che è successo finora. Anzi, No, assolutamente non è il caso, Raffa. Io ripeto, poi
mi potrò sbagliare, però quest'anno il Napoli, insomma, almeno quanto ho visto in campionato, io non l'ho vista mai soffrire, cioè sì. Una squadra veramente che, cioè, si vede che squadra, e si vede che insomma quest'anno ha la personalità, ha la forza, la sicurezza, la personalità proprio di condurre, diciamo, dal primo alla fine la partita, a parte, diciamo, quel pareggio col Verona, no? Forse un po' sì. È stata forse l'unica, insomma, sì, un po' sì, sottotono, sì. È vero. Però le altre partite, onestamente, ho visto una squadra, c'è squadra, questo è il mio pensiero. Poi ripeto, l'Inter rimane ancora una squadra, insomma, forte, c'ha lo scudetto ancora sulla maglietta, sul petto. Non sarà sicuramente facile, è chiaro che l'Inter gioca in casa, vorrà battere, insomma, la prima della classe, no? Certo. Ecco, non bisogna dimenticare che l'Inter è campione d'Italia, Raffaele. No, è che lo insomma, dimentica, anzi, E ripeto, poi se dovesse vincere il Napoli, insomma, no? Veramente prenderebbe il largo, no? Come esatto, si dice, il largo proprio. Hai ragione. E quindi me lo auguro, però ecco, non sarà facile. Prima di salutarti, Andrea, c'è un nostro radioascoltatore, Massimo, che ti chiede di un calciatore che è dell'Udinese, gioca nell'Under 17, è un 2006, ha 15 anni, si chiama Simone Pafundi. Sì, questa è la mia fortuna, perché suo papà è napoletano, è tifoso mio, certo. Quindi chiaramente me lo tengo io, no? Me lo tengo qui, è un ragazzo che gioca già a sotto età in primavera. In primavera, infatti. E c'ha il piedino di Diego, vi dico la verità, un mancino, talento straordinario, talento, perché dico, ce ne sono tanti di talenti. Però questo è talento nella testa, cioè, già pensa quando arriva la palla, già sa cosa fare. Io chiamo questo il talento. Questo ragazzino del 2006, sì, che si chiama Simone Pafundi, il papà è napoletano, la famiglia è napoletana, quindi insomma è uno scugnizzo, no? Vedi quanti fuori classe partoriamo e poi vanno via, sì, caro Andrea. Sì, è vero, ce l'ho io qua. Infatti, va bene, Andrea, grazie sempre. Grazie, un abbraccio a te, forte. Raffa, un abbraccio a tutti, grazie a voi. Grazie, ciao, grazie ciao. Ad Andrea Carnevale. Dobbiamo fermarci adesso rapidamente. Vedi, i nostri amici ci segnalano anche i talenti del futuro. E Andrea Carnevale ci ha confermato che questo preparatissimo. Sì, come, veramente preparato. Magari sarà un parente, può darsi pure questo. Chi lo sa? Può darsi. Fermiamoci, dai, scherzi a parte, poi tra pochissimo torniamo in diretta con un altro ospite, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, eccoci qua, siamo tornati in diretta, vi ricordo 0816363633 339-666-9990, messaggi scritti e vocali. Tra un po' avremo un altro ospite, parleremo di arbitri per capire com'è il momento attuale e la valutazione su Valeri che fischierà Inter-Napoli. Sentiamo. Ciao Raffaele. Ciao. Guarda, io sono fiducioso per la partita di Milano, ma veramente tanto fiducioso, perché negli anni passati, quando acchiappavamo una squadra rimaneggiata, puntualmente con la mentalità andavamo forse con la vittoria già in tasca e puntualmente non riuscivamo mai a prendere i tre punti. Oggi che abbiamo un valore aggiunto, che è quello di Spalletti, secondo me, anche se stava la migliore Inter, il punteggio, il bottino a casa lo portavamo. Non so come ne pensi. No, ciao Stefano. È una tua valutazione che io ovviamente rispetto. Sentiamo altri messaggi vocali. Buongiorno Raffaele, sono Domenico da Prato. Ciao Domenico. Ma una curiosità, non so se ne avete parlato. Ma Gulam, si sa che fine ha fatto? Sembra che dovesse rientrare a momenti e sono mesi che è sempre in panca. Ma cosa c'ha? Perché non lo fanno giocare? Ma amico mio, scusa, ma tu non sai cosa ha avuto Gulam negli ultimi anni? Se fosse stato bene, il Napoli l'avrebbe fatto giocare non qualche volta, sempre. Probabilmente non ne è neanche, non so quando succederà, nelle condizioni di poter giocare una partita dal primo minuto.
Ma Gullam è rientrato, cioè. Sì, infatti c'è. È un giocatore recuperato, oggi però è un'alternativa a Mario Rui fin quando non starà meglio di Mario Rui. Lui purtroppo prima di infortunarsi aveva giocato un paio di partite quasi ai suoi livelli del passato, sì, adesso sì. Gli ci vorrà un po' per rimettersi, ma comunque clinicamente il giocatore è recuperato, cioè sta a posto, quindi sì, è uno che fa parte dell'organico, non è stato inserito nella lista dell'Europa League, però comunque è nell'organico di Spalletti. Quest'anno è andato 4 volte in panchina e in una è entrato a 3 minuti dal termine, parliamo di Napoli. Sai, in Europa League ne giocate già 4, sì. Se l'avessi messo in lista avrebbe avuto di avere un giocatore in meno per 4 partite su 6 e non aveva senso, quindi la scelta era condivisibile. Allora ci si chiede se Spalletti sarà fischiato dai 60.000 dello stadio Meazza domenica pomeriggio alle 18. Io dico, se lo fischiano ci può stare, perché comunque è la reazione di un popolo che magari col quale non ti sei lasciato bene. Però a me darebbe molto fastidio se oltre ai fischi a Spalletti si ripetessero i bu a Koulibaly. Ve la ricordate quella partita 26 dicembre 2019, l'unico Boxing Day che si è giocato in Italia, Inter-Napoli 0-0, Koulibaly fischiato prima, poi i bu quando fece un fallo su Politano che giocava nell'Inter. Lui reagì con l'applauso verso il pubblico e l'arbitro Mazzoleni prima lo aveva ammonito per il fallo su Politano, poi gli tirò fuori l'altro cartellino e lo buttò fuori dalla partita, lì dove invece avrebbe dovuto fermare quella partita, perché sappiamo che la regola è questa: prima ci fu un annuncio con l'altoparlante, poi continuarono a fare i bu e l'arbitro fece il pesce in barile e non fermò la partita ma mandò fuori Koulibaly, e il Napoli perse quella partita al 91esimo con un gol di Lautaro Martinez in 10 uomini. Quindi di questa situazione legata agli arbitri e ai cori razzisti o di discriminazione territoriale, io ne voglio parlare con chi è stato un grandissimo arbitro ed un eccellente dirigente di calcio, Gianluca Paparesta. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, hai ascoltato quello che dicevo. Tu cosa faresti da arbitro? Fermeresti la partita quando, anche se sei a San Siro e si gioca Inter-Napoli? Assolutamente, non è che si tratta di una partita differente dall'altra. Ci sono i presupposti, lo prevede il regolamento e soprattutto le disposizioni che sono state date agli arbitri, deve essere. Io mi auguro che questo non accada, anche perché non avrebbe motivo, ma anche perché non credo che ci possa essere discriminazione razziale, anche perché considero questa una cosa ormai veramente fuori da ogni logica, ma credo che al limite sia un modo per far innervosire alcuni giocatori, un ambiente, caricarlo di più, ma escludo che ci possano essere da parte dei tifosi sia del Napoli che dell'Inter, come di diverse squadre, ormai questi atteggiamenti che sono dettati solo dall'ignoranza, lo possiamo dall'ignoranza, dire? Dall'ignoranza, ma ripeto, non darei neppure una lettura. Però è peggio, scusami Gianluca, perché se perché io so. Stiamo dando, diamo più importanza. Su questo sono d'accordo. Sono d'accordo con te. Io la penso come te. Però se si continua comunque a fare bu, nonostante si dica guardate che questo modo di fare è un atteggiamento razzista, non vuol dire che tu sei razzista, ma sei ignorante forte, perché altrimenti una persona intelligente dice aspetta, ma perché mi devono dare il razzista se io non lo sono, quindi smetto di fare bu, utilizzo un'altra cosa. Se continuano è perché il livello di cultura generale di questo paese è caduta proprio in basso, caro Gianluca, questo non lo possiamo negare, chiaramente si riflette nei grandi palcoscenici quale può essere lo stadio di una partita di Serie A. Quindi concordo con te che di razzista c'è poco, c'è molta ignoranza che poi diventa razzismo. Però secondo te oggi gli arbitri tu li vedi meno coraggiosi di prima, sia nel fermare una partita quando è necessario, sia nell'andare al VAR quando c'è un episodio poco chiaro e per il quale sarebbe necessario andare al monitor? Gli arbitri li vedo un po' confusi, purtroppo. Li vedo un po' confusi, ma adesso tutto sarà risolto grazie alla nomina di Giannoccaro, che spiegherà a tutti quanti
La tua è ironia, chiaramente, no? Presumo. No. Ma vuoi che ci andò per risolvere il problema? È una tua chiave di lettura. Quello che volevo dire, a parte tutto, è che sicuramente agli arbitri serve chiarezza, serve una linea guida che non lasci dubbi a interpretazioni su determinati episodi, come bisogna intervenire, come utilizzare il VAR, come il VAR deve richiamare l'arbitro centrale alla field review e tutto il resto, perché altrimenti se non c'è una linea chiara per tutti quanti, uniformità si chiama. Esatto, si chiama uniformità, ma deve essere dettata anche da chi ha i vertici, deve dire: signori, qui in questo caso purtroppo, in un caso precedente l'arbitro ha sbagliato, oppure l'arbitro ha fatto bene, quindi se l'arbitro ha sbagliato non si deve più ripetere l'episodio simile, se l'arbitro ha fatto bene gli altri devono uniformarsi a quell'episodio. Se tutto viene lasciato, diciamo così, alla libera interpretazione, rischiamo, come è avvenuto, che una settimana si vedono delle cose, la settimana dopo si vede il stato contrario e non si sa neppure se ha fatto bene uno o ha fatto bene l'altro, anche se ognuno di noi ha poi la sua idea, certo, se c'è un errore o meno. Però ma a proposito sarebbe molto di, più di facile. Coraggio. Esatto. Sì, no, le chiedo, papà, sì, a proposito di coraggio, la coppia Valeri in campo, il signor, anzi Aureliano, l'avvocato Gianluca Aureliano al VAR, è vero che 42 anni e 41, Aureliano arbitra dal 99, avvocato, persona stimabile, però 21 presenze, 21 direzioni in Serie A contro le 209 di Valeri, può subentrare un meccanismo psicologico tale che è più difficile correggere chi ha arbitrato 180 partite in più di te in Serie A? Ma direi di no, altrimenti accade che poi un arbitro che dirige una finale dei mondiali sicuramente avrebbe una personalità e un rango completamente qualsiasi altro arbitro che gli fa da VAR, e quindi potrebbe, seguendo questo ragionamento, potrebbe essere anche lui il VAR del caso, soggetto a un quasi sudditanza. Invece questo non accade. Secondo me il VAR è uno strumento assolutamente utile, fondamentale, che deve essere gestito anche con grande semplicità, perché poi non è che dobbiamo farci dei grandissimi, ci sono dei dubbi, c'è una persona che è competente perché è un altro arbitro di calcio, prescindere se poi ha arbitrato 200 partite in Serie A o ne ha arbitrate 70 o 50, però sicuramente conosce le disposizioni, perché ricordiamo che chi arriva a questi livelli riceve ogni settimana delle indicazioni, si allena, analizza gli episodi, quindi dovrebbe essere il massimo esperto nel settore. Certo. In conseguenza, se si applicano il protocollo in una certa maniera, così come ci è stato spiegato, e se chi è in campo e chi è di fronte nella sala VAR applica il regolamento anche con una certa logica, e se ci sono dei dubbi richiama l'arbitro a rivederlo, e se l'arbitro quando viene richiamato va a vederlo, penso che sia uno strumento eccezionale. Se poi invece ognuno va per conto suo, uno si spaventa ad andare, l'altro più arbitraggio, penso, ma è dilettantismo, e non credo ci che stiamo perdendo venire, Gianluca, quindi dicevo non credo che possa venire nel campionato italiano un atteggiamento dilettantistico, quindi lo escludo. Speriamo, dai, grazie a Gianluca Papareste, uno degli arbitri che a quel tempo era bravo perché erano pochi gli errori pur non avendo il VAR, quindi ancora complimenti per quello che hai fatto con la giacchetta nera addosso. Grazie a Gianluca Papareste. Dobbiamo andare rapidamente in pubblicità e poi ci portiamo a Milano per sapere che aria tira da quelle parti. Va bene, Andrea? Sei d'accordo? Assolutamente, sono d'accordissimo con te. Ci fermiamo pochi istanti, torniamo tra pochissimo. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo. Con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Oh, tra un po', come annunciato da Raffaele, sì, attraverso il contributo di Mario Palleggiano, ci trasferiamo nella redazione di un quotidiano molto importante che ha sede a Milano, così facciamo anche un po' il punto della situazione ambientale, no? In casa Nero Azzurra, ma in casa Milano, soprattutto perché c'è
una intera Milano, Raffaele, che sogna ovviamente lo scudetto quest'anno. Sì, su tutti e due i fronti, anche se il Milan forse ha le carte maggiormente in regola per puntare lo stesso, perché ha dimostrato di essere una squadra solida che viene da un percorso già lungo con Pioli, quindi sì. È un po' lo stesso ragionamento del Napoli, perché è vero che Spalletti è arrivato quest'anno, però Spalletti ha preso paro paro il lavoro di Gattuso e ci ha aggiunto qualcosina, perché il lavoro di Gattuso è stato eccellente. A me piace ricordare che nel 2000, in questo anno solare 2021, il Napoli è la squadra in testa alla classifica. Possiamo andare nella redazione del Corriere della Sera, dove incontriamo il responsabile dei servizi sportivi, Daniele Dell'Era. Ciao Daniele, buongiorno. Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Okay. Come stai, tutto bene? Tutto bene, ma correggimi la vocale. Dall'era, scusami, infatti l'ho pronunciata male io, perdonami, dall'era. Ma tutti. Capita, forse perché ci ricordiamo un'attrice di qualche anno fa, forse per questo. Era un piacere della vista. Daniele, scusami, ma a Milano c'è un'aria frizzantina su tutte e due sponde, nera azzurra e rossonera, oltre a vivere un momento magico, perché le cronache ci raccontano che domenica pomeriggio al Meazza ci saranno 60.000 spettatori. Cioè, più big match di così non può essere ormai, no? Sì, è una partita molto attesa. Tu usi il termine giustamente, l'aria frizzantina. Sì. Intanto è una bella giornata oggi, speriamo che lo sia anche domenica per quanto riguarda l'Inter. Ma devo dire che anche sul Milan c'è un'atmosfera molto interessante, certo. Al di là delle grandi, al di là dei nuovi contratti, al di là di qualche nostalgia, un Milan così protagonista forse non se lo aspettava nemmeno il Milan. Pensando a Inter Napoli, beh, il più atteso è l'uomo che è sulla panchina, insomma, sì. Spalletti, il protagonista di quel pomeriggio, ore 18, sarà proprio lui. Perché pensi che verrà accolto non in maniera proprio garbatissima? Ma non lo so, lui è stato accolto molto male a Roma. Io credo che a San Siro, ma ovviamente sfottò, ovviamente qualche espressione, ma non credo che ci sia un forte sentimento così sviluppata nei suoi confronti. Invece, entrando nell'aspetto tecnico, Daniele, da quello che leggo, e poi non so se sarà così, sembra che Inzaghi abbia l'idea di mettere in campo una squadra attendista per provare a colpire il Napoli, perché se giocheranno Lautaro e Correa come due punte centrali nel 3-5-2, mi dà questa sensazione se non c'è Dzeko. E in assenza di De Vrij, chi secondo te tra Ranocchia, Di Marco o D'Ambrosio? Cioè, che cosa viene fuori da questa vigilia? Bella, parlando con il nostro cronista che è preparato, Guido De Chiaris, prevale, andando per ordine, prevale come dire, una preferenza nei confronti di Ranocchia, e qui subentra la mia opinione, che non conta nulla, subentra la mia preoccupazione. Non perché disistimi Ranocchia, tutt'altro, può essere addirittura l'uomo sorpresa in fase offensiva nelle palle alte, per l'amor di Dio, però un Inter che in una partita così importante si affida a un giocatore che è utile soprattutto se sta in panchina, e gli si affida un ruolo così importante per la sfida, una sfida che l'Inter non può assolutamente perdere, assolutamente. Infatti. Beh, io ho qualche preoccupazione nella resta. Per quanto riguarda la fase offensiva, si aspettano i gol di Lautaro, che sono sempre più assenti, c'è questa voglia di risultato, il gol stenta ad arrivare.
Correa sembra la mossa studiata da Inzaghi in questi giorni. È così. Sì. Daniele, per una curiosità, dal tuo punto di vista, ovviamente, perché può essere solo soggettivo questo ragionamento, perché l'Inter, che forse sulla carta la squadra più forte, ha 7 punti di ritardo su Napoli e Milan, per suo demerito o perché le altre due, pur avendo l'Inter un'ottima proiezione da scudetto, stanno facendo qualcosa di semplicemente l'Inter sensazionale? L'Inter è ben guidata, secondo me, ha subito, hanno subito, e anche la squadra, i giocatori in modo particolare, lo shock dell'abbandono di Conte, è inutile nasconderlo, uso questo termine non a caso, è stato uno shock, anche soprattutto a livello psicologico, lo è stato meno dal punto di vista tecnico, però lo è stato, perché sono due modi, è un calcio diverso, quello di Inzaghi e quello di Conte, e quindi bisogna abituarsi a un nuovo modello. Anche così secondo me si spiegano i 7 punti. E poi Inzaghi, che è sicuramente un allenatore molto preparato, non era facile prendere in mano questa squadra campione d'Italia e guidata da un tecnico di così spiccata personalità come Conte, per nulla facile, però ci sta riuscendo bene. Ma è mancato, secondo me, dal punto di vista tattico, l'equilibrio tra i reparti, soprattutto in fase difensiva. Certi sbandamenti con Conte non si vedevano, si sono visti, ma sono stati subito corretti. Finora questo equilibrio che deve raggiungere la perfezione, voi mi insegnate, finora non è stato raggiunto. Non si è visto. Buon lavoro, caro Daniele, a te e alla tua ottima redazione. Ci sentiremo prossimamente per capire come sarà andata questa partita. Grazie. È stato un piacere, buona radio a tutti. Ciao. Grazie a Daniele Dall'Era, responsabile della redazione sportiva del Corriere della Sera. 2 messaggi rapidissimi e ce ne andiamo. Ecco il primo. Ciao Raffaele, buongiorno. Speriamo di dare domenica la sconfitta dell'anno scorso, dove siamo stati veramente molto molto sfortunati, sì, a San Siro con l'Inter. Giocammo una grande partita e perdemmo 1-0. E poi speriamo di zittire un po' quel pubblico della curva nord interista, che spesso lancia messaggi a favore di eruzioni del Vesuvio e cose varie. Certo, dai, forza Napoli. Questa è la cosa più triste che possa accadere, ma è triste per chi lo fa, non per chi lo riceve, perché chi se ne frega che loro ragionano così. Ultimo messaggio, vai. Caro Raffaele, buongiorno, ti posso solo dire che ci hanno fatto la siringa. La FIGC ci ha mandato a Valeria a Milano. Io dico solo questo ai tifosi del Napoli: giocatevi l'uno dell'Inter, a magari recuperiamo qualcosa di soldi, perché la quota è pure buona, perché di sicuro 100-100 non ci fanno né pareggiare né vincere. Okay. Scommetto qualsiasi cosa. Va bene, io non ce la faccio proprio a giocare una bolletta, chiamiamola così, con la sconfitta del Napoli, caro Andrea, sarà un mio limite però. Io l'ho fatto una volta per scaramanzia, uno Juve-Napoli, quando Napoli perdeva sempre allo Stadium, giocai 2 euro sulla Juve, per scaramanzia, e vinse la Juve lo stesso, quindi non servì a molto. Va bene, ce ne andiamo, dai Andrea, poi ci ritroviamo la settimana prossima. Ce ne andiamo, ci ritroviamo lunedì a mezzogiorno. Io saluto tutti, in particolar modo Mario Palligiano, che ci ha assistiti alla parte tecnica. Ciao Ra. Ciao Andrea, adesso un'altra splendida ora di calcio con Marte Sport Live. Ovviamente vi ringrazio, ci sentiamo lunedì. Ciao.